bene, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi cominciamo a parlare di attrito e a tale proposito facciamo un breve richiamo dei concetti fondamentali che riguardano l'attrito colombiano, facendo la classica distinzione tra condizione di aderenza e condizione di attrito dinamico. Bene, se noi andiamo a considerare un piano, il generico piano di greco, e qui abbiamo una direzione che è perpendicolare a questo piano, bene, se questo piano è scabro, è in grado di esplicare una reazione vincolare che presenta una componente tangenziale. Va bene? Se questo piano fosse liscio, rappresenta un vincolo unilaterale e sarebbe in grado di esplicare soltanto una reazione che è perpendicolare al piano stesso, soltanto nel momento in cui si cerca di violare il vincolo, altrimenti la reazione non c'è, non è presente, risulta soltanto potenziale ma non è presente, interviene, ripeto, soltanto quando si cerca di violare il vincolo. Bene, se il vincolo è liscio abbiamo una reazione perpendicolare, se il vincolo è scabro, come stavo dicendo prima, possiamo avere anche delle componenti tangenziali. Ecco, però in assenza di moto relativo, quindi in condizione di quiete, con velocità relativa uguale a zero, noi potremmo avere una componente tangenziale che si oppone alla forza esterna, anche se non si verifica, ripeto, moto relativo. Va bene? E quindi la reazione risulta in tal caso non più perpendicolare, ma risulta inclinata, va bene? Risulta inclinata di un certo angolo rispetto alla perpendicolare, va bene? Bene, ma questa reazione vincolare potrebbe essere inclinata anche di un angolo diverso, cosa che non conosciamo a priori, lo possiamo ricavare soltanto con riferimento alle condizioni di equilibrio. Bene, in condizioni di aderenza, quindi in assenza di moto relativo, esiste un angolo che è detto angolo di aderenza, supponiamo che sia questo, lo indichiamo con φ con A, che è associato al coefficiente di attrito statico, va bene? Dove il coefficiente di aderenza è appunto uguale alla tangente trigonometrica di questo angolo di aderenza, va bene? Quindi se noi facciamo l'arco tangente di questo coefficiente, ricaviamo un angolo che ci dà la massima inclinazione della risultante rispetto alla normale, va bene? Naturalmente questo accade nel momento in cui noi ipotizziamo di andare ad applicare, quindi questa sarebbe la N, questa è la R e questa è la T, soltanto nel momento in cui noi ipotizziamo di andare ad applicare una forza esterna che agisce naturalmente nella direzione contraria. Quindi praticamente il piano scabro darà una componente tangenziale che si oppone a questa forza. Se noi incrementiamo l'intensità della forza a parità di direzione, questa reazione aumenterà, va bene? Ma aumenterà fino a quando? Fino a quando praticamente non ho raggiunto il valore massimo, cioè l'angolo di aderenza e quindi di conseguenza il coefficiente di aderenza, va bene? Se io provo a spingere la scrivania, inizialmente non si muove se applico una certa forza, ok? Ciò non toglie che ho chiamato in causa una reazione vincolare che è dovuta all'attrito al contatto, va bene? Se io aumento l'intensità, naturalmente aumenterà anche l'intensità della forza equilibrante che sarà ancora dovuta all'attrito, ma ci sarà un limite oltre il quale appunto io ottengo moto relativo. Bene, questo limite è schematizzato per il tramite del coefficiente di aderenza a cui è collegato un angolo di aderenza. Va bene? Bene, se ora io immagino di cambiare la direzione della forza esterna, va bene? Per esempio mi metto in quest'altra direzione,
lo stesso vincolo è in grado di esplicare una reazione che si oppone a quest'altra forza, che ha quest'altra direzione. Questa è la F1, per esempio, questa è la F2. Lo stesso vincolo, va bene? E naturalmente, siccome parliamo di un effetto dissipativo, quindi di un effetto di attrito, naturalmente questa reazione sarà opposta alla mia forza. E possiamo rifare lo stesso ragionamento, però su un piano diverso. Va bene? Prima era questo piano e adesso questo piano è ruotato rispetto alla normale condotta al piano di Greco. Va bene? Questo stesso ragionamento noi possiamo ripetere per un qualsiasi piano che fa fascio per questa direzione, cioè per la normale. Quindi se noi puntiamo l'attenzione, per esempio, sull'estremo di questa forza, questo punto andrà a tracciare che cosa? Una circonferenza intorno alla normale, e tutta la forza di reazione vincolare, che comprende sia la componente tangenziale dovuta all'attrito sia la componente normale, traccerà una superficie conica che si chiama il cono di attrito statico. Va bene? E vado a tracciare qualitativamente in questo modo. Quindi come viene caratterizzato il contatto in condizioni di aderenza, ossia in condizioni di attrito statico? Qui abbiamo un legame tra la T e la N, ma noi possiamo scrivere che la T sarà uguale ad N per la tangente di φ con A soltanto quando ci troviamo nella condizione limite, ok? Cioè fino a quando la risultante totale non ha raggiunto la superficie laterale del cono di attrito statico. Solo in tal caso noi possiamo scrivere una equazione, una uguaglianza, va bene? Quindi questa è relativa alla condizione limite di aderenza. Ma come dicevo prima, lo stesso vincolo scabro è in grado di esplicare delle reazioni che sono contenute all'interno di questo cono di attrito statico. Quindi magari a parità di n, come per esempio facevo l'esempio della scrivania, la scrivania ha un suo peso, quindi avrà naturalmente una forza verticale diretta verso il basso che è contrastata da una forza risultante uguale e contraria. Va bene? Quindi io posso applicare una forza che non produce un moto relativo, quindi siamo sempre in condizione di aderenza, ma questa reazione dovete immaginare che all'aumentare dell'intensità di questa forza praticamente si inclina gradualmente all'aumentare l'intensità fino a raggiungere la condizione limite. Se spingo oltre quel limite, naturalmente produco moto relativo e passo da una condizione di aderenza, cioè di attrito statico, ad una condizione di moto relativo e quindi di attrito dinamico. Va bene? Questo è fondamentale. Per cui la relazione che caratterizza la condizione di aderenza non è un'eguaglianza, va bene? Cioè la T sarà minore o uguale di una N, diciamo di Fn, di Fa per N, essendo la tangente di φ con A uguale ad N. Questa è la formuletta, ripeto, che caratterizza la condizione di aderenza. Quindi non abbiamo a disposizione una equazione, bensì una disequazione. Tale disequazione diventa equazione, ripeto, soltanto quando ci troviamo o ipotizziamo di trovarci nelle condizioni limiti di aderenza. Bene, continuando il discorso sulla falsa riga di quanto detto fino ad ora, se io vado ulteriormente ad aumentare l'intensità di questa forza, naturalmente per garantire l'equilibrio, e quindi l'assenza del moto relativo in questo caso, naturalmente questa R dovrebbe inclinarsi ancora di più, in modo tale da dare una componente sul piano che sia uguale e contraria alla forza attiva agente. Ma il vincolo naturalmente ha un limite, che è legato alla scabrezza, quindi alla caratteristica del materiale legata allo stato di finitura superficiale del materiale stesso, ha un limite. Oltre quello, come dicevo, si produce moto relativo. Quindi quando superiamo questo limite non ci troviamo più in condizioni di aderenza, bensì in condizioni di attrito dinamico.
e quindi si produce moto, moto relativo, va bene? Qual è la formula che caratterizza le condizioni di attrito dinamico? Somiglia moltissimo alla precedente, per cui attenzione a non fare confusione, quindi la T sarà uguale ad F per N, ma questo F non è lo stesso FA, bensì è il coefficiente di attrito dinamico, che è inferiore, in genere notevolmente inferiore, a quello di aderenza. Va bene? Quindi se è presente moto relativo, la formula che caratterizza il legame tra la componente tangenziale di attrito e la componente normale è questa. Ok? Viceversa abbiamo una disequazione. Questo è quello in sintesi che accade nel momento in cui abbiamo a che fare con attrito colombiano. Va bene? Ecco, ancora una informazione. Diciamo, questo è un modello matematico estremamente semplice, ma abbastanza efficace, perché ci dà dei risultati comunque accettabili. Accettabili vuol dire abbastanza vicini alla realtà dei fatti. Ma potremmo utilizzare, cosa che non faremo, ma che vi voglio quantomeno accennare per aprire la mente su questa problematica, un modello più sofisticato, naturalmente, quindi più vicino a quello che è il comportamento reale. Perché noi in effetti qui andiamo ad utilizzare che cosa? Due numeri, che poi sono tabellati perché vengono fuori dalle prove sperimentali condotte in laboratorio. Quali sono questi numeri? Il coefficiente attrito dinamico e il coefficiente di attrito statico, che dipende, ripeto, dal materiale principalmente e anche dallo stato di finitura superficiale. Se parliamo per esempio dell'asfalto, è evidente che l'asfalto asciutto avrà un coefficiente d'attrito superiore a quello bagnato, o peggio ancora, superiore a quello che presenta delle macchie di olio, per esempio. Va bene? Ok, utilizziamo due numeri. In realtà la cosa è ben più complicata, come potete immaginare. Allora voglio riportarvi questo diagramma qualitativo per cercare di avere una visione un po' più ampia. Quindi noi possiamo dire che il coefficiente di attrito, che poi non è nient'altro che il rapporto tra la forza tangenziale di attrito e la componente normale, perché naturalmente questa non c'è se non c'è componente normale, cioè se non c'è una forza di accoppiamento tra i corpi, non c'è naturalmente una forza di attrito. Bene, questo coefficiente in realtà varia in funzione della velocità relativa tra i corpi a contatto. Quindi se noi facciamo uno schemino molto semplice, ma giusto per ragionare, diciamo avendo qualcosa sott'occhio, se questi sono i due corpi a contatto, quindi un contatto asciutto, non lubrificato, va bene, abbiamo una situazione di attrito colombiano e quindi questa è una velocità relativa, cioè come tirare un libro sulla scrivania, ok? E quindi naturalmente io avrò questo contatto, la scrivania è abbastanza liscia, il libro altrettanto, e quindi naturalmente devo applicare una forza molto piccola. Però se già considero per esempio un vocabolario che è un po' più pesante, è naturale che l'aumentare della N aumenta la T e quindi sento naturalmente una forza maggiore. Bene, allora in condizioni di velocità relativa uguale a zero io ho un coefficiente di attrito che naturalmente lo riporto su questo diagramma sull'asse delle ordinate e questo sarebbe proprio il nostro coefficiente di aderenza, perché in condizioni di quiete, quindi in assenza di moto relativo, per una V con R uguale a zero. Nel momento in cui ho superato la condizione limite, ok, e quindi si genera moto relativo, e naturalmente questa V incomincia a essere diversa da zero, va bene? Ma cos'è che percepisco? Basta riflettere su alcune situazioni quotidiane e la cosa è abbastanza intuitiva, no? Percepisco subito una caduta del valore del coefficiente di aderenza. Se noi spingiamo un oggetto pesante, all'inizio dobbiamo applicare una forza notevole, nel momento in cui parte nel senso si genera moto relativo, questa forza improvvisamente la percepisco che risulta essere molto inferiore. Tanto è vero che il diagramma qualitativo che tiene conto di questo è proprio
ha proprio una forma di questo tipo, cioè se ne va giù in maniera abbastanza repentina, va bene? Abbastanza repentina, però poi succede anche un'altra cosa, che a un certo punto raggiunge un valore minimo e da lì poi risale leggermente, no? Voi sentite subito che quando c'è modo relativo c'è una caduta del valore della forza, però poi subito dopo percepite anche un leggero aumento. Quindi qualitativamente succede una cosa del genere e poi per velocità alte, diciamo, la cosa normalmente si stabilizza in questo modo. Ripeto, è un diagramma qualitativo, ma che dovrebbe aiutarvi a capire, diciamo, come questi due numeri, cioè il coefficiente attrito statico e il coefficiente attrito dinamico, vengono fuori in un contesto naturalmente più realistico. Va bene? Quindi questo è il valore che si può facilmente misurare. Immaginate con un dinamometro, che è uno strumento per la misura della forza, oppure una cella di carico, andate a tirare fin tanto che non si verifica modo relativo, no? Quindi quando siamo praticamente al limite, quello è il valore della forza che poi è associato alla componente normale che ci dà il coefficiente di aderenza. Quindi diciamo, poi la misurazione è naturalmente più complicata, però insomma come prova sperimentale è abbastanza intuitiva, ok? Dopodiché, quando si è generato moto relativo a velocità costante, quindi condizione a regime, velocità costante, altrimenti intervengono, come vedremo, altre azioni, prima fra tutte la forza inerzia, naturalmente noi applichiamo questa forza costante con la velocità relativa costante e quella forza che applichiamo come componente tangenziale è proprio equilibrata dalla reazione vincolare di attrito e quindi questo ci consente di valutare sperimentalmente anche il coefficiente di attrito dinamico. Ok? Benissimo. E allora, questo valore è qualitativamente il valore asintotico di questa curva reale e questo è il coefficiente. Quindi in effetti, quando noi utilizziamo questi due numeri, che sono questo e questo, andiamo semplicemente ad esemplificare questo effettivo andamento del coefficiente d'attrito che solitamente è appunto funzione della velocità relativa. Capite bene che negli esercizi, diciamo, di meccanica e quindi anche nella progettazione ovviamente di sistemi che chiamano in causa la forza di attrito, è evidente che utilizzare qui dentro una funzione della velocità ci complicherebbe non poco la risoluzione, no? Perché una cosa è considerare un numero, una cosa è considerare una funzione, tra l'altro è una funzione non lineare. Ok? Bene, abbiamo così inquadrato un po' il problema che riguarda l'attrito. Ecco, l'attrito è fondamentale nella meccanica e andiamo ora a considerare alcune situazioni. Consideriamo per esempio il classico caso del blocco che è presente su un piano inclinato. Quindi partiamo da questo esempio un po' più semplice, ma per il quale dobbiamo comunque prestare una certa attenzione, per introdurre un po' i concetti che sono relativi al moto diretto e moto retrogrado e concetto di rendimento. Naturalmente il rendimento entra in gioco soltanto nel momento in cui ci sono degli effetti dissipativi, perché se noi immaginiamo di essere in condizioni ideali, il rendimento è sempre unitario, ovviamente, cioè vuol dire che non perdiamo nulla, va bene? Dal punto di vista dell'energia meccanica, naturalmente, poi come ben sappiamo l'energia complessivamente risulta sempre comunque conservata, ma c'è una conversione per il tramite dell'attrito in energia termica, ovviamente. Ok, allora andiamo a considerare questo primo esempio. Immaginiamo di avere un piano inclinato di un angolo alfa, su questo piano abbiamo un blocco e il piano di contatto inizialmente lo consideriamo liscio, ci mettiamo nelle condizioni ideali, dopodiché naturalmente consideriamo anche la presenza dell'attrito. Immaginiamo che questo blocco abbia un peso Q, naturalmente applicato nel proprio baricentro, e per metterci in una situazione abbastanza generale
ipotizziamo di avere una forza motrice che è non parallela al piano, bensì inclinata rispetto al piano di un certo angolo. Ci fa comodo a tal fine considerare questo angolo qui, che noi indichiamo con beta, cioè l'angolo che è formato da questa forza motrice che la indichiamo con P rispetto alla normale al piano, piuttosto che rispetto alla parallela al piano, che ovviamente non fa differenza. Va bene? Allora, in condizioni ideali, e quindi qui ho una P ideale, il piano esplica una reazione complessiva delle forze di contatto, quindi praticamente un sistema equivalente, che è perpendicolare al piano stesso. Perché? Perché non ci sono componenti tangenziali, quindi la sommatoria di tutte le forzette del carico di distribuito a contatto sono tutte perpendicolari, e quindi naturalmente anche la risultante sarà perpendicolare al piano di contatto. Va bene? E questa quindi la schematizziamo qui. Questa è la nostra R nelle condizioni ideali, anch'essa, va bene? Quindi andiamo a considerare una situazione di moto diretto. Questo concetto è importante e ci servirà anche in situazioni più complesse. Allora, moto diretto. Che vuol dire moto diretto? Vuol dire che io ho un moto, lo rappresento con questa velocità costante, perché ci mettiamo sempre nelle condizioni, sempre in questo caso, nelle condizioni di moto a regime, in modo tale da non avere le azioni di inerzia in gioco, quindi moto uniforme, e come vedete la forza motrice presenta una componente parallelamente alla V, che è concorde con la velocità stessa, quindi vuol dire che io ottengo un moto nella stessa direzione e verso, o meglio nello stesso verso della forza motrice applicata. Va bene? Io tiro su e ottengo il moto di salita. Questo è il moto diretto. Non è scontato, perché come vedremo tra pochissimo abbiamo il moto retrogrado, dove questo non è più rispettato, accade esattamente il contrario. Va bene? Quindi non è assolutamente scontato. In queste condizioni, quindi di moto uniforme, assenza di attrito, le forze in gioco che agiscono su questo blocchetto sono soltanto tre. Quindi il peso proprio, la forza motrice di traino, sarebbe la P, e la reazione vincolare, in questo caso nell'ipotesi di assenza di attrito. Tre forze sono in equilibrio quando sono concorrenti in un punto, e lo sono, è questo, quindi l'equilibrio alla rotazione è già verificato, abbiamo dimostrato che ciò corrisponde graficamente all'avere un poligono funicolare chiuso, ma questo non è sufficiente perché il poligono delle forze anche deve essere chiuso al fine di garantire l'equilibrio alla traslazione. Bene. Questo equilibrio alla traslazione, quindi lo imponiamo in questo modo. In questo modo, perché abbiamo soltanto tre forze, quindi questa è la Q, che riporto parallelamente, riporto la parallela alla R che non conosco, e qui ho semplicemente schematizzato il problema, ma naturalmente l'unica forza che conosco è la Q, ok? Quindi la riporto parallelamente, questa direzione la conosco perché è quella perpendicolare al piano, va bene? E dopodiché riporto la parallela alla P con I. Per rendere il disegno più comprensibile, riporto dapprima la parallela al piano, e quindi questo vuol dire che qui ho un angolo di 90 gradi. E poi tengo conto, come effettivamente è, che la P con I risulta inclinata rispetto alla normale, appunto di beta, quindi in effetti quella forza è leggermente inclinata, e quindi avrei questa direzione qui, va bene? Che deve essere parallela alla P. Quindi il poligono delle forze deve essere chiuso per garantire l'equilibrio, quindi qui ho il punto 0,
punto 1, questo punto di intersezione P2, naturalmente il poligono si chiude con 3 che coincide con 0. Questa forza è la reazione esplicata dal piano, la R con I, e quest'altra è appunto la P ideale, cioè la forza motrice che io devo applicare in quella direzione, determinata dall'angolo beta, a fine di tirare su questo blocchetto lungo il piano inclinato ad una velocità costante. Va bene? Questa è la risposta, la prima risposta al nostro problema. Però attenzione, perché noi vogliamo ricavare anche delle formulette, quindi passiamo da quella che è la soluzione grafica alla soluzione analitica. Allora, se questo angolo è alfa, queste rette sono rispettivamente perpendicolari, quindi alfa anche questo sul poligono delle forze, questo angolo qui naturalmente beta, ok? Perché questa è parallela a quest'altra, quindi abbiamo sufficienti elementi per poter applicare con la trigonometria appunto delle formulette come il teorema dei semi, per esempio. Quindi abbiamo che la P ideale sta al seno di alfa, come la Q sta, io la scrivo in maniera così semplice così ci ricordiamo da dove viene fuori, al seno di questo angolo, ma questo angolo è 180 meno beta, ok? Che naturalmente è uguale al seno di beta. Quindi da questa formuletta che deriva dall'applicazione del teorema dei segni a questo poligono delle forze, io riesco ad esplicitare la P con I, che sarà funzione del carico. Quindi questa è la forza motrice e funzione del carico, che poi fornisce naturalmente la forza resistente, e qui è moltiplicato per il seno di alfa diviso il seno di beta, e quindi posso ricavare analiticamente questa formuletta che ci fornisce la forza motrice ideale in funzione del carico per sollevare il blocchetto a velocità costante. Dal punto di vista del rendimento, se noi consideriamo uno schemino a blocchi, quindi immaginiamo che questo blocco non è il blocchetto fisico, ma è uno schema che racchiude idealmente il sistema meccanico, che in questo caso è rappresentato da solo un blocchetto, ma il discorso è valido in generale, e qui noi entriamo con un lavoro motore e qui in uscita abbiamo un lavoro utile. È naturale che in condizioni ideali questi due sono uguali, ovviamente. Sono uguali perché non perdo niente sempre dal punto di vista meccanico. Poi avviene, ripeto, per il tramite dell'attrito, una conversione di parte dell'energia meccanica in energia termica, che è un'altra forma di energia, ma ai fini della trasmissione di potenza per noi è una perdita. Ok? Benissimo. E allora, il lavoro motore, se questa è la velocità, noi possiamo ragionare come lavoro, come potenza, in questo caso parliamo di lavoro, quindi abbiamo per esempio uno spostamento che lo indico con S, che naturalmente è in questa direzione, ok? E quindi posso dire che il lavoro motore, che è uguale al prodotto scalare della forza per lo spostamento, in questo caso non sono parallele, quindi dovrei scrivere a rigore che cosa? La P con I per S, il modulo naturalmente, per il coseno dell'angolo che formano, cioè per il coseno di 90 meno beta. Faccio anche questi passaggetti banali perché fisicamente noi capiamo qual è l'angolo che dobbiamo andare a considerare. Naturalmente questo è uguale al seno di beta, e quindi ottengo ideale per lo spostamento per il seno di beta. Questo per quanto riguarda il lavoro motore. Per quanto riguarda il lavoro utile, cioè in uscita, in uscita io che cosa ho ottenuto? Questo fa riferimento al
al carico, quindi alla forza resistente. Però il carico è Q, che ha una componente naturalmente, una componente resistente sul piano, e l'altra componente è quella che chiama in causa naturalmente la reazione vincolare perpendicolare, no? Per l'equilibrio. Ma noi non ci interessa più di tanto, perché possiamo semplicemente considerare il prodotto scalare tra Q ed S, prodotto scalare dove ho un angolo che è maggiore di 90 gradi. Va bene? E quindi avrò Q per lo stesso spostamento S per il coseno praticamente di questo angolo, che è formato tra la forza resistente, che è la Q, e lo spostamento, quindi si deve fermare qui. Quindi in altri termini, che cosa ho? Ho un 90 gradi più alfa, perché questo angoletto qui, rette rispettivamente perpendicolari, è ancora uguale ad alfa. Quindi dovrei scrivere QS per il seno di questo angolo, e quindi viene fuori il seno, quindi abbiamo QS per il seno di alfa, perché sarebbe il coseno di 90 più alfa, e quindi il seno di alfa. Quindi abbiamo espresso il lavoro motore e il lavoro utile. Bene, da qui possiamo subito esprimere anche il rendimento, dove il rendimento è uguale al lavoro chiaramente in uscita rispetto a quello motore. Lavoro in uscita rispetto a quello motore, e quindi qui rileviamo subito che S, che era lo spostamento generico che ho considerato, si semplifica, e quindi ottengo che cosa? Allora Q seno di alfa diviso P ideale per il seno di beta. Questo è quello che noi otteniamo da questo ragionamento, che fa riferimento ai lavori piuttosto che alle forze. Bene, però questi due risultati naturalmente possono essere combinati tra loro, perché in questo caso io ho espresso la esponenziale della Q, e quindi posso andare a sostituire qui e vado a verificare rapidamente che cosa, che ho dunque Q seno di alfa diviso il seno di beta diviso P con I, questo è l'inverso, quindi ho un seno di beta diviso Q seno di alfa, e come ci aspettavamo naturalmente è uguale a 1, ok? È uguale a 1 perché stiamo in condizioni ideali, per cui non perdiamo niente, questo si semplifica tutto, va bene? Quindi rendimento unitario. Questo è il caso semplice di moto diretto nelle condizioni ideali, ma come potete ben immaginare noi siamo interessati invece all'altra situazione, cioè la situazione in cui noi abbiamo questo piano inclinato alfa, questo blocchetto, sempre in condizioni di moto diretto, caso ideale, caso reale. Abbiamo questa forza Q agente sul blocchetto, e abbiamo questa forza motrice, che questa volta è la P, nonché questa che è la normale, quindi abbiamo un angolo beta, e naturalmente la reazione non sarà più perpendicolare, ma naturalmente sarà inclinata. Inclinata da quale parte? Lì è importante, attenzione, da quale parte è inclinata di phi? Sì, è inclinata di phi rispetto alla perpendicolare, perché siamo in condizioni di attrito dinamico, perché c'è moto relativo. Ma chi è che ci dà la soluzione? È il verso delle velocità relative. Quindi, siccome in questo caso sto considerando il moto diretto, io ho una velocità costante che è in salita. Molto importante questa informazione. Se non ho questa informazione, io non riesco a dire se la risultante è inclinata rispetto alla normale verso destra o verso sinistra. Va bene? Perché è un effetto dissipativo. L'effetto dissipativo
si genera solo quando ho una componente che si oppone alla velocità relativa, perché se va a favore della velocità relativa è un contributo motore, ma non è così naturalmente, perché avremmo in tal caso creato energia, questo come ben sappiamo è impossibile. Quindi sicuramente questa reazione è inclinata in un certo angolo φ, dalle considerazioni fatte prima, sarebbe questo φ, per cui l'arco tangente del coefficiente di attrito dinamico. E questa è la nostra R. La schematizzazione del problema è questa, e come al solito l'equilibrio alla rotazione è verificato, l'equilibrio alla traslazione è verificato solo quando il poligono delle forze è chiuso. Quindi ragioniamo sulla falsa riga di quanto fatto prima, naturalmente con dei risultati ovviamente diversi. Quindi questa è la Q. Partiamo naturalmente dalla forza nota, cioè dal carico. Quindi la domanda potrebbe essere: qual è la forza da applicare al blocchetto inclinata di beta rispetto alla normale, tale da farlo salire a velocità costante in presenza di attrito caratterizzato dal coefficiente F? No? Questo potrebbe essere il problema. Va bene? Quindi come dati potremmo avere il piano inclinato alfa, beta, che ci dà la direzione della forza, il coefficiente di attrito e la Q. Questi potrebbero essere i dati del problema. Questa è la Q, ho una direzione della R, vi consiglio sempre di rappresentare la diciamo come linee di costruzione, quelle che fanno riferimento alla perpendicolare e alla parallela al piano inclinato, quindi otteniamo praticamente un triangolo rettangolo. Queste sono le linee di riferimento, ok? Quindi nella realtà la R non è secondo la normale, ma è inclinata di φ, quindi φ lo vado a fare rispetto a questa, ok? Anche il disegno viene di più facile lettura, ma anche di più facile realizzazione. Quindi riporto qui questa retta che mi dà la direzione inclinata di φ rispetto alla parallela normale al piano inclinato, ok? Poi vado a guardare la P. La P, sempre rispetto alla normale, è inclinata di beta, e quindi anche qui vado a riportare quest'altra direzione. Attenzione, beta in questo caso, su questo schema, è questo angolo qui, va bene? Questo è beta, e quindi abbiamo appunto il risultato, perché il poligono parte da qui che è 0, questo è il punto 1, questo è il punto 2, e naturalmente questo è il punto 3 che coincide con 0. Quindi questa è la reazione R, e questa è la forza motrice da applicare in condizioni reali, cioè in presenza di attrito, perché come vedete c'è una φ che è diversa da 0, mentre prima naturalmente era uguale a 0. Ragioniamo sempre sulla falsa riga. Un modo di procedere è quello di effettuare la soluzione grafica e poi ragionare con la trigonometria sul poligono e ricavare delle equazioni. Non è sempre così semplice. Allora, andiamo quindi a scrivere quanto segue, cioè che la P, sempre applicando il teorema dei seni, quindi dobbiamo P diviso il seno dell'angolo opposto, che sarebbe tutto questo, ma tutto questo sarebbe uguale ad alfa più φ, quindi il seno di alfa più φ. Va bene? Questo è alfa perché sono rette rispettivamente perpendicolari tra l'orizzontale e il piano inclinato stesso. Ok? Questo deve essere uguale alla Q
diviso il seno dell'angolo, dell'angolo opposto. L'angolo opposto lo possiamo vedere come 180 meno beta, beta più phi. Ok? Come si vede questo? Se qui faccio questa parallela, questo angolo sarebbe ancora beta, questo angolo sarebbe ancora phi, 180 meno la somma di questi due. Ve lo scrivo così vi ricordate da dove viene fuori. Quindi 180 meno beta più phi. Ok? E da qui vado a risolvere e a ricavare la pi. La pi è funzione del carico esterno, questo abbiamo un seno di alfa più phi, diviso il seno di 180 meno beta più phi, che è appunto il seno, è uguale al seno più phi. Questa è la nuova formuletta che noi otteniamo, quale legame tra la forza motrice P e il carico resistente Q. Va bene? Vedete che se noi qui andiamo a mettere phi uguale a 0, naturalmente ritroviamo quella di prima, ok? Cioè quella del caso ideale, come è giusto che sia. Ecco, abbastanza interessante è andare ancora a considerare, lo faccio qui sotto così abbiamo tutto sott'occhio, come fatto prima, il rendimento. Quindi noi andiamo a scrivere il rendimento uguale al lavoro utile diviso il lavoro motore, ma questo è anche uguale al rapporto tra la B ideale e la B effettiva, quindi lo possiamo esprimere non soltanto in funzione dei lavori ma anche in funzione delle forze. Va bene? La B ideale diviso la B effettiva. Siccome siamo in condizioni di moto diretto, è chiaro che il denominatore è maggiore. Questa è una verifica banale che comunque va fatta, perché il rendimento comunque deve venire minore di 1, più grande di 1 non può avvenire. Se viene abbiamo sbagliato qualcosa, ma qui verifichiamo subito che come forza motrice a tirare, naturalmente avrò bisogno di una P maggiore della P con I, perché devo vincere anche le forze di attrito che giocano al contrario, cioè come effetto resistente, quindi aiutano la forza resistente, non quella motrice. Quindi il denominatore è maggiore, il rendimento ovviamente è e deve essere minore di 1. Ma noi vogliamo ricavare la relazione vera, la P con I è questa, quindi vado a sostituire subito e avrò un Q seno di alfa diviso il seno di beta. Questa è la P con I, questa è la P, ok, diviso, faccio l'inverso naturalmente, quindi qui avrò un seno di beta più phi diviso Q seno di alfa più phi, Q e Q, si semplifica, giusto? L'inverso di questo. E qui devo fare qualche passaggetto matematico, quindi qui posso scrivere seno di alfa che moltiplica sen beta coseno di phi più coseno di beta seno di phi al numeratore, e al denominatore abbiamo seno di beta seno di alfa coseno di phi più coseno di alfa seno di phi. Ok, questo è quanto otteniamo. Allora, se noi qui andiamo a mettere in evidenza, andiamo qui in evidenza sen alfa seno di beta e ancora il coseno di phi al numeratore, questo moltiplica. Allora, sen alfa, sen beta, coseno di phi, quindi qui abbiamo 1 più seno di alfa
coseno di beta seno di phi seno di alfa seno di beta coseno di phi. Questo è quello che accade al numeratore, mettendo in evidenza sen alfa sen beta coseno di phi, e al denominatore analogamente andiamo a mettere in evidenza seno di beta seno di beta, sì, seno di alfa coseno di phi. Se facciamo questo, seno di beta, seno di alfa, coseno di phi, qui abbiamo ancora 1 più, abbiamo qui come numeratore seno di beta coseno alfa seno di phi diviso questo che abbiamo messo in evidenza, cioè seno di beta seno di alfa coseno di phi. Vabbè, qui questo qui si semplifica tutto, sen alfa, sen beta, cos phi, va tutto via. Qui si semplifica anche seno di alfa, e seno di beta. Ok? Quindi riscrivo qui. Okay, riscriviamola qui, è più chiaro. Quindi è uguale. Guardiamo qui, abbiamo allora 1 più, vedete qui abbiamo seno su coseno di phi, che sarebbe tangente di phi, ma la tangente di phi è uguale ad f, va bene? Quindi qui abbiamo una f per la cotangente di beta, al denominatore abbiamo 1 più, ancora f per la cotangente di alfa. E questa è la formuletta finale che noi otteniamo per il rendimento nella condizione di moto diretto. E ci accorgiamo anche che se in questa formula abbiamo l'assenza dell'attrito, e quindi il coefficiente di attrito nullo, che corrisponde a una phi uguale a 0, tangente di 0 è 0, questi due termini scompaiono e naturalmente eta è uguale a 1. Okay? Benissimo, quindi abbiamo in sintesi, da quanto sviluppato fino ad ora, abbiamo che il carico ideale è funzione di Q secondo questa formula, la forza motrice reale è funzione del carico secondo questa formula, e questa è l'espressione del rendimento nella condizione di attrito, ma in condizioni di moto diretto. Bene, da questo ragionamento vengono fuori delle considerazioni interessanti perché mi sposto di qua, interessanti perché ora andiamo a considerare una situazione diversa, come vi ho già preannunciato, vale a dire una condizione di moto retrogrado. Che vuol dire? Andiamo a vedere, abbiamo ancora il nostro piano inclinato, abbiamo questo blocchetto che agisce sul piano inclinato, sempre la forza Q agente, ancora la forza motrice che è la P, moto diretto, lo scrivo qui. Qui siamo in condizioni di moto retrogrado. Va bene? Ecco, perché moto retrogrado? Che cosa è cambiato rispetto a prima? È cambiato semplicemente il moto relativo. Cioè in questo caso abbiamo una velocità V costante che però è diretta verso il basso. Quindi ho un moto che è contrario all'azione della forza motrice, perché la forza motrice rimane la P, ok? La P rimane forza motrice, ma il movimento è verso il basso, ok? Questa è la differenza
fondamentale. Naturalmente nel momento in cui cambia il verso del moto relativo, cambia anche il verso delle forze di attrito, perché comunque quelle devono sempre opporsi al moto relativo. Se cambia l'uno, cambia anche l'altro. Va bene? E le cose cambiano in maniera interessante, non è così banale. Tant'è vero che qui abbiamo questa normale rispetto al piano di contatto, e quindi, come preannunciato, io ho una reazione che è inclinata di φ, perché ipotizziamo che F sia sempre lo stesso, stessa situazione, stesso piano scabro, stesso materiale, stesse caratteristiche. Ho cambiato però la punta come verso, l'intensità non mi interessa, solo il verso. La R questa volta è inclinata verso destra, va bene? Quindi la schematizziamo in questo modo. Questa è la nostra R e questo angolo è ancora φ, ok? È ancora φ. È inclinata verso destra perché? Perché la sua componente deve dare chiaramente un verso che risulti opposto alla punta, e questo accade soltanto quando la R è inclinata verso destra rispetto alla normale, perché se fosse inclinata verso sinistra ci ritroveremmo nel caso precedente, ma avremmo in tal caso una componente di attrito che è concorde col verso della V, e che ci abbiamo una forza motrice. Magari non è così, l'attrito gioca contro al moto, no? È un effetto dissipativo, d'accordo? Perché altrimenti arriviamo ad un assurdo. Bene, poi per quanto riguarda la risoluzione del problema, il metodo è sempre lo stesso, deve stare in equilibrio, equilibrio statico, statico, eppure si muove, parliamo di equilibrio statico, va bene? E queste forze sono in equilibrio quando il poligono è chiuso. Ok? Allora, stesso ragionamento, andiamo a rappresentare la Q, naturalmente partiamo sempre dalla forza nota, che è il carico Q, e come ormai abbiamo imparato a fare, e vi consiglio di fare per comodità, riportiamo le due direzioni perpendicolari tra loro, vale a dire la normale al piano e la parallela al piano, anche se non sono quelle le direzioni delle forze in questo caso, ma ci aiutano, no, nel poter rappresentare le direzioni effettive, perché ora la R so che deve essere inclinata di φ verso destra rispetto a questa, e mi risulta più semplice rappresentarla. Va bene? Quindi ho questa, dove questo qui è φ, la P risulta inclinata di sempre di beta, attenzione, rispetto alla normale, e quindi se qui andassi a riportare nuovamente la normale, che è questa, la devo considerare inclinata di beta, e quindi per esempio la direzione è questa, va bene? Perché questo angolo qui deve essere uguale a beta. Quali sono quindi i punti importanti? Questo è 0, questo è 1, questo punto qui di intersezione è il punto 2 del poligono, che naturalmente si chiude in questo modo. Posso mettere i versi perché le frecce devono rincorrersi, come ben sappiamo, così da dare una risultante uguale a 0, cioè garantire l'equilibrio. Questo è il nostro poligono, quindi questa reazione è la R appunto del piano in considerazione dell'attrito, e questa forza qui è la nostra P in condizioni di attrito, ma in condizioni di moto retrogrado, quindi il risultato è diverso, molto diverso, ok? Allora, detto questo, andiamo avanti,
e andiamo a rappresentare, diciamo, questo stesso discorso in formule. Allora andiamo a vedere. Quindi, sì, rispetto a questo schema, il punto è questo qui, in effetti. Ok? Va tutto bene, il punto è questo qui. Ci siete? È questo qui. Allora, andiamo a scrivere P seno di questo angolo, ma quell'angolo, attenzione, è uguale al ad alfa meno fi. Va bene? Ok, alfa meno fi. Quindi P sta al seno di alfa meno fi, come la Q sta al seno di questo angolo qui. Di questo angolo qui, che è uguale a beta, che non è questo angolo, bensì quest'altro, perché l'angolo, il punto 2 è questo qui. Ok. Punto 2 è questo, quindi Q, il seno di questo angolo. Questo angolo è uguale a 180, quindi qui avremmo il seno di 180 meno beta più fi. Beta meno fi sarebbe questo angolo qui. Quindi questa qui è la parallela, questo angolo è fi e questo angolo è beta. Benissimo. Ok, allora praticamente la P sarà uguale a Q per il seno di alfa meno fi diviso il seno di beta meno fi. Questa è la relazione finale. Ovviamente anche qui, se fi fosse uguale a 0, ritrovo sempre quella ideale. Ok? Rispetto all'altra formula del modo diretto, come vedete, è cambiato soltanto il segno, cioè meno piuttosto che più, ed è una differenza non banale. Ok? Perché vengono fuori delle situazioni di interesse anche dal punto di vista pratico. Perché a causa di questa differenza cosa può succedere? Può succedere che alfa è maggiore di fi, cioè l'inclinazione del piano è maggiore di fi. Va bene? Quando alfa è maggiore di fi, come risulta da questo schema, perché alfa in questo schema sarebbe tutto questo, ok, e quindi è maggiore di fi in questa schematizzazione, che cosa succede? Che per ottenere un moto retrogrado la P è comunque orientata verso l'alto, il che non ci deve meravigliare. Perché? Perché noi abbiamo una velocità costante, quindi in realtà per far scendere il carico a velocità costante lo dobbiamo mantenere, perché se lo lasciamo quello accelera. Scende lo stesso, ma di modo accelerato, non di modo uniforme. Per avere il modo uniforme, ripeto, dobbiamo applicare una forza. Ok? E questo è quello che accade quando alfa è maggiore di fi. Infatti questa viene positiva. Giusto? Cioè nello stesso verso della P del modo diretto. È naturale che ci sarà una differenza, perché questa qua risulta più piccola, si vede anche dal diagramma, anche se non è in scala, però è intuitivo pensare che se io ho fi rispetto alla normale, la normale è questa, rispetto alla normale nel modo diretto si apre da quest'altra parte e quindi naturalmente aumenta la P
la P è maggiore della P ideale. Nel caso di moto retrogrado, viceversa, la P è minore della P ideale, ovviamente, perché le forze di attrito naturalmente contrastano la discesa, ma non sono sufficienti in tal caso e ci vuole un aiuto, un aiuto con una forza motrice, tutto questo per garantire una discesa a velocità costante. Ma tutto ciò con alfa maggiore di phi. Questo comporta una P maggiore di zero, quindi positiva, ma comunque minore della P ideale. Lo vediamo subito dal diagramma. Cos'altro può accadere? Può accadere che alfa è uguale a phi, perché no? Dato il coefficiente d'attrito, io il piano lo posso anche inclinare come voglio, no? Quindi può capitare una situazione in cui alfa è proprio uguale a phi. Che succede quando alfa è uguale a phi? Succede che dalla formuletta ce ne accorgiamo subito, che otteniamo P uguale a zero. Cioè una situazione limite di equilibrio, cioè di arresto, cioè si ferma in blocco, seppure in una situazione limite. Va bene? Dal punto di vista del poligono, lo facciamo più grande adesso, così risulta più chiaro, se questa è la Q, e immaginiamo sempre di riportare queste linee di costruzione che sono la normale parallela al piano, che cosa succede? Questo angolo è alfa, va bene? Questo angolo è 90 gradi, giusto? È 90 gradi, ripeto, questa è la normale al piano, questa è la parallela, mettiamo T al piano, e quindi ovviamente tra di esse sono perpendicolari, quell'angolo è alfa. Siccome stiamo considerando il moto retrogrado, la reazione si inclina verso destra, quindi verso l'interno, va bene? Quindi potrebbe essere inclinata in questo modo, e questo è phi, e ritorno al caso precedente che sarebbe alfa, come vedete, maggiore di phi, ci siete? Se io aumento phi, questa retta, cioè quest'altra che ho appena rappresentato, ruota ulteriormente all'aumentare di phi e tenendo costante alfa, giusto? Ruota ulteriormente verso destra. Quando phi è uguale ad alfa, va a sovrapporsi alla Q, giusto? Perché ruota fino a sovrapporsi alla Q, rispetto a questo punto che consideriamo fulcro. Ci siete? E quindi se qui vado a fare, appunto, la parallela alla reazione che è proprio questa arancione appena rappresentata, vado a considerare l'altra parallela, mi rendo subito conto che il poligono è diventato questo, va bene? Cioè questo è 0, questo è 1, e poi va qui tutto a coincidere, cioè 2 che coincide anche con 3. Morale della favola, questo poligono va giù e va su e si chiude, cioè è costituito da due sole forze. Quindi la R diventa uguale alla Q, uguale ed opposta naturalmente. Siccome la R è uguale e contraria alla Q, naturalmente la P si riduce ad un punto, cioè uguale a zero. Quindi l'abbiamo spiegato dal punto di vista più intuitivo, piuttosto che ricavarla direttamente naturalmente da questa formula che è banale. Ma non è finita qui, perché può succedere anche che alfa risulti minore di phi, cioè un piano inclinato ancora meno inclinato con un alfa più piccolo, va bene? Ancora inferiore. Allora guardiamo qui sulla figura, se alfa è minore di phi vuol dire che phi è maggiore di alfa, naturalmente, la stessa cosa.
Quindi vuol dire che se noi stiamo inclinando la direzione della reazione vincolare rispetto alla normale al piano, questo, allora se la incliniamo ulteriormente perché φ è maggiore di alfa, noi otteniamo questa direzione e quindi questo è φ. Che è maggiore di alfa. Che cosa succede al diagramma? A questo punto lo possiamo anche completare, possiamo anche completare, quindi questa è la direzione della R, il polinomio delle forze si deve chiudere, la direzione della P è comunque sempre inclinata rispetto alla normale di beta, quindi vi riporto la normale qui e abbiamo questa direzione di P che è inclinata di beta e quindi di conseguenza è minore di 90 gradi, questo è 90 gradi, minore di 90 gradi andiamo ancora più su e quindi il punto di intersezione effettivo va a finire qui. Ci siete? Perché questo è l'angolo beta. Quindi, qual è il nuovo poligono delle forze? 0, 1 e salgo su fin qui perché questo è diventato il punto 2. Quindi tutta questa è diventata la R. E quindi come si chiude? Questa è la direzione della P e guardate che cosa accade. Accade che la P ha cambiato di verso. Ok? Ha cambiato di verso. Quindi cosa vuol dire? Che se io porto questa P a zero, si verifica quello che si chiama arresto spontaneo. Va bene? Si ferma. E se io voglio ottenere il moto, addirittura devo spingere. Va bene? Quindi nella situazione precedente, a parte questa che è la situazione limite, quando alfa è maggiore di φ, quindi basso coefficiente d'attrito possiamo dire, oppure alta inclinazione del piano, che cosa accade? Che per far scendere il blocco a velocità costante dobbiamo mantenere, altrimenti accelera. Quindi dobbiamo esercitare una forza ancora di tenuta verso l'alto. Quando invece alfa è minore di φ, quindi grande attrito oppure piano poco inclinato, si ferma. Ok? Situazione di arresto spontaneo. Per farlo scendere, quindi avere moto retrogrado verso il basso, devo spingere. Addirittura devo spingere perché la forza ha cambiato di verso, vedete, va verso il basso. Quindi se la rappresento qui, io otterrei questa è la forza che corrisponde al moto retrogrado per alfa minore di φ. Questo è molto importante nella pratica nei componenti di macchine, in alcuni componenti di macchine, perché ci porta ad avere un moto irreversibile. Ok? Cioè se voglio ottenere il moto inverso devo applicare una forza contraria. Non è impossibile averlo, ma mi serve una forza contraria. Ok, andiamo ancora avanti in questa direzione, sempre per quanto riguarda il moto retrogrado. Il moto retrogrado, c'è un'altra osservazione molto interessante che possiamo fare, perché il rendimento in questa situazione diventa l'inverso del rendimento del moto diretto. Va bene? Quindi il rendimento corrispondente al moto retrogrado, ripeto, è uguale all'inverso del rendimento del moto diretto. L'espressione del rendimento del moto diretto è questa e quindi noi otteniamo un
un valore che è l'inverso, l'inverso di questo. Va bene, va bene. Un'altra osservazione che pure volevo farvi a questo proposito, che è interessante per una serie di applicazioni pratiche nel caso dei componenti di macchine, in alcuni componenti di macchine, è che se noi qui immaginiamo qui di fare alcune considerazioni, cioè andiamo a vedere che cosa succede con riferimento a questa formula del rendimento del moto diretto nel momento in cui andiamo a considerare alfa, alfa uguale a phi. Alfa uguale a phi, e dobbiamo anche ricordare che f è uguale alla tangente di phi. Ok? Allora, in tale condizioni eta è uguale a 1 più f cotangente di beta al numeratore. Lo guardiamo al denominatore, che succede? Qui ottengo che f, però alfa è uguale a phi, quindi ottengo 1 più la tangente di phi, che sarebbe f, e qui avrei 1 sulla tangente di alfa, che è la cotangente. Ma se alfa e phi sono uguali, queste due si semplificano, giusto? Solo nel caso in cui alfa e phi sono uguali. Quindi che succede? Che noi qui al denominatore ci abbiamo 2, quindi questo è uguale a 1 più f cotangente di beta diviso 2. Ecco, questo per tirare fuori un numero che ci dà un po' un'idea, ok? Ci dà un po' un'idea di quando si verifica il resto spontaneo, no? Per avere un parametro di riferimento. Ok? Infatti, se noi qui andiamo, per esempio, ci mettiamo nel caso più semplice per tirare fuori un numero, il caso più semplice è quello per cui, per esempio, beta è uguale a 90 gradi, che comunque ha un interesse fisico, perché se beta è uguale a pi greco mezzi, che vuol dire? Vuol dire che la pi è parallela al piano, no? Ok? Quindi insomma il risultato comunque ha significato fisico, però ci consente di tirare fuori subito un numero senza fare i conticini, ok? Quindi se questo è uguale a 90 gradi, qui c'ho la cotangente, quindi 1 sulla tangente, quindi ho 1 su infinito, cioè 0. Va bene? Quindi questo termine qui, per beta uguale a pi greco mezzi, che vuol dire avere una pi parallela al piano, questo termine qui va a 0. Cosa viene fuori? 0,5. Cioè il 50%. E questo è un numero che più o meno dobbiamo tenere a mente, quindi ho un rendimento del 50%. Questo è l'ordine di grandezza per avere dei meccanismi con arresto spontaneo. Non è cosa da poco, eh? Immaginate per esempio nei montacarichi, oppure anche il crick dell'automobile. Cioè voi sareste contenti se sollevate l'automobile per cambiare la ruota e poi come togliete la mano l'automobile scende giù? Voi volete che l'alzate e poi si ferma lì, naturalmente, vi deve dare quantomeno il tempo di cambiare la ruota. Facendo un esempio semplice, lampante. Bene, quello lì ci sono varie soluzioni, però molto spesso quel componente meccanico, dispositivo meccanico, presenta un accoppiamento vite-madre-vite. Bene, vite-madre-vite è riconducibile, come vedremo tra poco, al sistema cuneo-cardine. Ok? E lì capiremo che praticamente noi non vogliamo, in questo caso, moto retrogrado, vogliamo arresto spontaneo, va bene? E naturalmente otteniamo il moto inverso applicando una coppia alla manovella che è contraria, quindi poi quando abbiamo fatto giriamo al contrario, giusto? Questo è un esempio molto semplice che però, a mio avviso, è molto pertinente a quello che abbiamo detto. Per ottenere quel risultato,
il rendimento di quel meccanismo, vite madre vite, sto parlando, deve essere di questo ordine di grandezza, ok? Di quell'ordine di grandezza, intorno al 50%, quindi molto basso. Perché? Perché per quella specifica applicazione e in altre applicazioni similari, naturalmente ci fa comodo una prestazione di quel tipo. Certo, se io devo considerare una trasmissione con un rendimento del 50%, non sono contento per niente, no? In un riduttore di velocità, per esempio, considerando un assurdo, cioè vuol dire che io entro con una potenza e in uscita ho la metà, l'altra metà dove è andata? Se n'è andata tutto il calore, ovviamente è una cosa inaccettabile. Quindi, come al solito, si tratta di considerare la specifica applicazione, cioè quello che noi vogliamo, e questa è una possibilità che va tenuta in considerazione qualora fossimo interessati a delle prestazioni di questo tipo. Ok, allora facciamo una pausa, no?